Luca Clemenza, il bomber del Pescara, tre reti per te fino ad oggi, un bottino sicuramente importante, tra l'altro sei stato tra gli ultimi ad arrivare in maglia bianca-azzurra, insomma stai facendo bene, sei soddisfatto? Sì, dai, sono soddisfatto perché comunque sia sono partito bene, però non mi accontento perché comunque sia è ancora poco quello che ho fatto e sono convinto che posso dare ancora tanto, sempre di più in ogni partita e sono pronto. Ed è smaltito la rabbia per la sconfitta con la Reggiana? Ma diciamo che sì, c'è stata un po' di rabbia perché comunque sia un risultato, non era giusta la sconfitta dopo una partita che comunque abbiamo giocato veramente bene. Quindi noi siamo consapevoli di essere una squadra forte e siamo consapevoli di preparare ogni partita nel miglior modo per andare in campo e portare a casa i tre punti. Cosa manca a questo Pescara in questo momento? Siete reduci da due pareggi e una sconfitta. Secondo me non manca qualcosa in particolare, diciamo che ci dobbiamo compattare a un momento non difficile, a un momento così, però sappiamo che siamo e abbiamo giocatori forti, quindi la miglior cosa è compattarci e andare in campo per vincere sempre tutte le partite. Lunedì c'è questo posticipo con la Virtus Entella a Chiaveri, incontrerete una squadra che non sta facendo benissimo, già tre sconfitte per i Liguri. Ma è meglio non sottovalutare niente e nessuno in questo campionato perché le partite, come sempre detto, sono tutte difficili e l'Entella è una squadra, è un organico veramente forte, quindi noi dobbiamo andare concentrati e determinati a portare a casa la vittoria. Ecco, cosa c'è da temere della formazione di Mister Volpe, secondo te? Un po' tutto l'organico, perché ripeto, hanno giocatori forti, hanno un attacco in centrocampo e una difesa forte, si gioca in 11, quindi non c'è niente da temere perché comunque siamo anche noi forti, ma non bisogna sottovalutare l'avversario o pensare che vengano da un periodo difficile, perché comunque sia, ripeto, le partite sono tutte difficili. Luca, per chiudere, quanto è importante la gara di lunedì in questo momento storico del campionato? È un'importanza, ma un'importanza come tutte le altre partite. Diciamo che vincere, portare a casa i tre punti di Entella sicuramente possono dare una spinta ulteriore, però tutte le partite sono importanti, non ce n'è una che sia meno importante.